Con noi al telefono Arturo Di Napoli, ex calciatore di ottimo livello, attualmente allenatore, amico di Alessandro D'Ambra e di Lello Carlino. Per entrambi sta seguendo la trattativa che dovrebbe portare il gruppo D'Ambra, anzi che ha portato il gruppo D'Ambra nell'Ischia Calcio. Allora Arturo, ci puoi dare qualche chiarimento su questa trattativa? A che punto siamo? Intanto una buonasera a tutti voi. Ma io credo che siamo a un punto importante dove credo che a brevissimo potremo anche dare questo annuncio. È chiaro che quando si parla di conti, quando si parla di situazioni, è chiaro che ci vuole del tempo, il tempo necessario per far sì che una persona possa entrare e cercare di fare bene il proprio lavoro e soprattutto in un territorio insomma bello come quello che può essere quello ischitano insomma dell'isola. Senti, in effetti state guardando i conti e c'è quindi l'opportunità di entrare a tutti gli effetti. Questi conti, anche se possono essere non felicissimi, però non mi sembra che debbano portare dei grossi problemi. Tante di quelle sciocchezze che mi hanno fatto sorridere, io sono nel mondo del calcio davvero da tanti anni e so quanto una società è in difficoltà o quando una società è sull'orlo del fallimento, ma perdonatemi, non è il caso dell'Ischia, che sia una situazione contrattuale che va rivista, questo credo che sia anche normale per i tempi che corrono, ma soprattutto per la categoria che stiamo affrontando, no? Che è quella della C2 in questo momento, per poi dopo arrivare, che il nostro obiettivo principe, quello di arrivare poi dopo alla Lega Pro Unica, no? Ma dietro a questa grande società ci sono state le persone di un certo livello, non a caso Lello Carlino ne è uno di questi, quindi non si può pensare che, insomma, che ci sia una società allo sfascio, alla rovina. E non so neanche sindacare se si è operato bene, se si è operato male in tutto quello che è la situazione economica, gestionale. Questo non sta a me sentenziare e lungi da me pensare assolutamente un qualcosa di diverso. Però è anche normale, e concedimelo perché me lo sento di dire, si è condannato una persona, che è quello che è il mio amico D'Ambra. Spero, ma credo, ma sicuramente il futuro presidente, come una persona, voglio dire, come posso dirti, uno che porterà alla fine In del. effetti voi volete entrare per creare un progetto, per dare continuità a un progetto vincente, non per chiudere la porta già domani. Capisci qual è stata, quindi molte cose ci hanno fatto sorridere, però nello stesso tempo una persona che ha 30 anni, che fa il proprio lavoro, lo fa in maniera egregia. Essere sentenziato senza conoscerlo e anche insomma sembra quasi una campagna che non vogliano insomma altre persone in una situazione del genere. Ecco, Ma se non ci saranno altre persone non c'è il futuro dell'Ischia, perché la verità è questa, l'Ischia ha bisogno di nuove persone per poter andare avanti. Chi non vuole nuove persone non vuole il futuro dell'Ischia. io credo che ci sia un progetto che naturalmente portato iniziato da persone che secondo me sono competenti e noi cercheremo di dare noi. Io parlo per nome e per conto perché in questo momento io non ho nessun ruolo e lo voglio rimarcare, sono solo una persona che ha fatto ravvicinare questi due imprenditori che sono entrambi amici ed è nato secondo me una bella amicizia e un rapporto secondo me lavorativo importante che possa secondo me garantire un futuro importante ad Ischia. Tutto questo, il futuro importante ad Ischia non vuol dire portare a Ischia Ibrahimovic, Cacao, piuttosto. Vabbè, io adesso volevo entrare in questo argomento. Di Nardo e Catinali da Natale non si allenano più con l'Ischia. So che state cercando delle soluzioni perché vadano via contenti loro e sia anche contenta la società a liberarsi di questi contratti. Guarda, io ti posso dire che ci sono delle persone che lavorano e non lo faccio io in maniera diretta, che però non ti posso neanche non dire che non seguo questa cosa. Io credo che sia per Catinali, che sono persone che io conosco, diciamo, e che credo che abbiamo trovato
trovato anche in grandi linee un accordo di massima per dare a loro la possibilità di andare in altre lidi. Questo direi non ti posso dare oggi l'ufficialità perché non lo so, però credo che il 99,9% siano cose già fatte, insomma. Si parla anche di giocatori che dovrebbero arrivare, di alcuni ragazzi del Varese, ma anche di Bielanovic che dovrebbe rinforzare l'attacco. Cosa ci puoi dire su questo? Ma su questo davvero ben poco perché, ripeto, non tratto io in prima persona questi tipi di situazioni. È chiaro che se Alessandro Gramba mi chiederà un consiglio per l'esperienza che ho avuto nel mondo del calcio, non mi tirerò indietro perché non faccio altro che fare del bene in primis a un amico caro e poi ne sono certo anche all'Ischia Calcio. È chiaro che ci sono dei nomi che D'Ambra mi ha prospettato e secondo me sono nomi interessanti, sono nomi che secondo me fanno bene all'Ischia e sono nomi che secondo me portano anche secondo me il giusto sotto l'aspetto economico, la giusta controtalità. Credo che questi siano passi importanti, ecco. Passi importanti, va detto questo, che il mercato chiude il 31 gennaio, già c'è chi opera, quindi qualcuno che è già più avanti rispetto all'Ischia. Si parla anche di alcuni giocatori che andranno via, altri che giungeranno, ma la settimana prossima mi sembra che ci sarà un incontro con ogni singolo tesserato della squadra gialloblu. Io credo che da settimana prossima ci sia una questione risolutiva per tutto. Poi ripeto, ci sarà, si opererà in questa veste per sia il mercato in entrata e anche quello in uscita, perché qualcosa sicuramente bisogna limare e fare, però c'è anche da dire che non è una spada da buttare via. Si è parlato dell'allenatore, io credo che l'allenatore ha dimostrato nel corso dei mesi, degli anni, di essere un allenatore preparato, un allenatore che magari in talune circostanze ha, come posso dire, alzato un po' i toni, ma perché tutti noi vogliamo e tutti loro vogliono il bene dell'Ischia, quindi sono cose che si superano, sono cose che ci stanno nel mondo del calcio, sono discorsi tra un allenatore e un presidente che in un momento di rabbia possono anche venire fuori, ma io non ne farei un dramma oggi perché siamo ancora a gennaio, oggi con questa grande vittoria e colgo l'occasione per fare i complimenti veramente alla squadra, al mister per aver portato a casa un risultato importante e fondamentale per il futuro dell'Ischia. Quindi credo che alla fine piano piano tutti i tasselli stanno andando al posto giusto e alla fine quello che conta è che tutti, anche voi che fate parte del contesto della famiglia Ischia Calcio, insomma possiate dare una mano a tutti, sia ai nuovi ai vecchi, per poter centrare poi l'obiettivo che è quello il futuro poi dopo dell'Ischia. In effetti l'obiettivo dell'Ischia è la C1 unica, la Lega Pro unica. L'Ischia oggi ha messo un tassello importante, però è una squadra che ha avuto dei momenti poco brillanti. Si può continuare a sognare con i D'Ambra, con Di Napoli, con gli altri, questa benedetta promozione in un campionato di prestigio? Guarda, una cosa che l'ho detto, lo posso dire anche pubblicamente, non ci sono abbattimenti di costi, non c'è un cambio societario che possa tenere questo tipo di discorso, non c'è un cambio di allenatore, non c'è un cambio di giocatore, non c'è niente se non è supportato da una cosa che è fondamentale, vitale, che è la permanenza nella Lega Pro unica. Io posso abbattere, io o chi per me può abbattere tutti i costi possibili del mondo, può portare giocatori di grandissimo livello a Ischia, ma se si perde la Lega Pro unica, quello è il fallimento vero. È quello che poi dopo non c'è più nessun discorso che possa stare in piedi. Quello è un aspetto fondamentale per tenere in vita l'Ischia, ma qualsiasi altra società che scende dal professionismo poi dopo è dilettante. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ecco perché sono un po' amareggiato per quello che ho letto in questi giorni. Quindi io credo che tutti noi dovremmo abbassare i toni, tutti noi dovremmo essere un attimino un po' più, come posso dire, fiduciosi nel futuro, perché il futuro è rischia, questo lo posso dire da tifoso, avete acquistato un tifoso in più, è roseo. Ok. Ischia ha delle proprietà
fratello Carlino, che è il presidente uscente, ma che è comunque colui che in questo momento ha portato avanti tutto un certo tipo di ha portato un progetto e pare che pure se si farà da parte, come ha detto il sindaco di Ischia, non fa un passo indietro ma fa un passo di lato. Ma farà uno laterale perché è stanco di una certa situazione che non sta a me dirlo, però io credo che è lo sponsor principale, è colui che dà davvero in questo momento, ha dato inizio secondo me a un futuro importante a Ischia. E noi tutti noi, dal sottoscritto che sono amico da tanti anni, dai D'Ambra, soprattutto da voi giornalisti, ma dai tifosi, dai giocatori, dallo staff, io credo che tutti insieme dovremmo fare forza per far sì che un uomo come Nello Carlino possa rientrare in quelli che sono i nostri progetti, perché io credo che una persona come lui dietro, ma con lo sponsor, con l'entusiasmo che può avere una persona del calibro di Nello Carlino, io credo che possa far diventare Ischia ancora più grande di quanto lo sia oggi. Ecco, questo è il mio unico obiettivo che sono qui a Ischia, per far sì che D'Ambra possa entrare, e lo farò sicuramente a breve, e che Nello Carlino non lasci del tutto Ischia, perché lui è innamorato di Ischia, perché tanti anni che sta a Ischia, i suoi familiari lo sono da tanti anni a Ischia. Quindi io credo che tutti insieme, ecco perché io prima parlavo in termini così un po' ameraggiato di quello che leggo, di quello che scrivono soprattutto taluni giornalisti, credo che insieme dovremmo far ritornare l'entusiasmo, perché se torna l'entusiasmo a queste persone, io credo che Ischia possa davvero, e lo dico di vero cuore, avere un futuro roseo. Ok, Arturo, io ti interrompo perché l'intervista già è abbastanza corposa e penso che sia stata abbastanza esauriente. Ti aspettiamo ad Ischia, qui a Tele Ischia, anche per poter poi farti vedere dal vivo e rapportarti al territorio e ai tifosi. Lo voglio solo rimarcare da tifoso. Io da tifoso, gli altri sicuramente opereranno a pieno regime. Ok, grazie per il bell'intervento. Grazie.